Però la differenza secondo me tra già solo 20, 30, 40 anni fa ad oggi, non possiamo più permetterci di essere dei serrandisti, come li chiamo io. Sì. Cioè pensiamo che alzi la serranda e aspetti il cliente. Questo significa che tra le varie cose, per esempio, devi sviluppare tutta una serie di competenze trasversali. Vuoi una marketing, vuoi due social media, clienti ti rubano tempo, quindi devi essere capace di semplificare e di fare. Un'altra delle due cose interessanti sono uno il concetto di metriche. Se vuoi guadagnare di più, se vuoi avere più clienti, se vuoi essere più conosciuto, devi sapere a che livello sei e devi sapere a livello di obiettivi a che livello vuoi arrivare. Un esempio che tu, di cui tu mi hai spesso parlato è che voglio fare più soldi, sì, ok, tieni 2 euro, hai fatto più soldi, sì. Gli inglesi lo chiamano, bellissima cosa che dicono, è laser focus. Laser focus, cioè se uno prende un laser, okay, e punta come se fosse un raggio del sole su un piccolo punto, più è piccolo il punto e più buca. Mm-hmm. Quindi è quello il focus che uno deve avere, no? Deve essere strettamente sapere dove arrivare, come arrivare, quando arrivare, eccetera, eccetera, eccetera. Okay. Una cosa interessante che emerge da questo, riguardo un'altra mia domanda, è il concetto di l'obiettivo sfidante. Che un obiettivo, se te lo devi dare, non può essere a un livello troppo basso, non può essere troppo alto, perché altrimenti, come si dice, ci si sente idealizzato un obiettivo, però non può essere neanche troppo basso, ti deve sfidare un po'. Mi ricordo tu, correggimi se sbaglio, quando arrivassi, cioè, il mio obiettivo economico, guadagnare ogni anno una cifra pari a quella che è la mia età. Iniziavo a guadagnare 25.000 euro, sì. Il primo anno 26.000 euro, il secondo anno, in realtà che già il secondo anno guadagnavi molto di più. Il concetto di obiettivo sfidante è anche molto interessante, no? Il mettersi alla prova. Sì. Com'è un po' nella tua esperienza? Una volta lessi, non mi ricordo onestamente chi era il coach, lessi che il problema fondamentale dell'essere umano è quello di mettersi obiettivi troppo raggiungibili e non il contrario. Mm-hmm. E quando ho letto quella frase mi ha colpito personalmente tantissimo, perché secondo me è vero, da ragazzino, prima di partire per Londra, sono fondamentalmente pigra. Quello secondo me è stato, su tutte persone pigre come me, è stato l'errore fondamentale che ho fatto per i primi 24 anni della mia vita, ovvero mettermi degli obiettivi che sono comfortable, sono facili da raggiungere. Se per te è facile arrivare da 0 a 100, non chiedere a te stesso 200, ma chiedo 105, 110. Chiedo quel qualcosina in più che mi mette in una posizione di difficoltà, però allo stesso tempo so che è fattibile. Ho raggiunto 102, poi potrei chiederci il 108, 108, poi a 200 ci si arriva, però okay. Piano piano. Questa è una domanda un po' aperta, non è neanche vera proprio una domanda, però è una delle tue storie che mi piace ricordare e raccontare di più. Fabio, in uno degli store, quando dopo fossi già manager, se ricordo bene su Oxford Street, ci sono due ingressi, si fa un frattuccino enorme, si siede su un tavolino in modo da poter vedere bene tutte e due le entrate, foglietto di carta, e per, non so se tutta la giornata o tutta la mattina, però per un bel po' di tempo, si mette a segnare quante persone entravano da una parte e quante persone entravano dall'altra. Vede che c'è una netta differenza tra le due entrate. Aveva uno stand pieno di panini, lo mette di fronte all'entrata dove entravano più persone. Uno stand che spesso a fine giornata arrivava con ancora su panini che poi dovevi buttare perché il giorno dopo non si potevano rivendere, viene svuotato completamente entro la fine della giornata. Mi dice un po' la morale, se vogliamo. È fantastica questa cosa, sì. La dedizione, l'osservazione, il come raggiungere gli obiettivi.